questa opera di responsabilizzazione non può avvenire con messaggi freddi e burocratici, è importante che avvenga anche raccontando le storie. Il ruolo dei media in generale nel realizzare vera e propria formazione. Ecco, la formazione invece è quel meccanismo sistematico attraverso il quale noi ci abituiamo ad adottare dei comportamenti quasi in maniera automatica. Se camminiamo per strada, e incrociamo una persona, oggi è sempre più frequente vedere persone che prendono una distanza. Soltanto lo sguardo critico della persona che tu incontri non vestendo la mascherina possa esercitare su te una funzione di ricordo della norma che tu devi rispettare. È tutto vero, poi ovviamente ci sono gli eccessi, no? In questi giorni c'è anche un po' questa deriva poliziottesca, per cui c'è la gente che ti indica subito come se fossi l'untore di questo ragazzo che correva da solo sulla spiaggia di Pescara, insomma, il poliziotto che gli correva appresso, una scena da film. Tra l'altro è stato sanzionato con 4.000 euro questo ragazzo. Per carità, se ci sono delle norme da rispettare, vanno rispettate, ma adesso veramente ci sono le persone che ti indicano dalla finestra, c'è veramente paura a sbagliare qualche comportamento. Comunque condivido ovviamente quello che si diceva. È sempre la misura che è la cosa più difficile. Quando si parla di responsabilità personale, è tutto lì. Ecco, quello, cioè, il livello di formazione che uno ha da prima della pandemia.